forza! Rottami vicini! Preparati! Menos melias, yo di, me di filo como, yo di, la besi. Tesoro, ce l'hai fatta. I mari sono stati favorevoli? Poseidone deve essere l'unico che non cerca di uccidermi. E sei andato a terra? Hai parlato? Non ancora. Dovresti. Ha le risposte a molte delle tue domande. Tuo padre sarebbe fiero di vedere quanto sei cresciuto. Per ora, occupiamoci di quello che c'è da fare qui. Mai avrei immaginato di calpestare di nuovo il suolo spartano insieme. Anche se ho maledetto questo luogo per quello che ci ha fatto, mi sento molto più a casa qui che a Cefalonia. Sparta è casa nostra, ma dovremo sbarazzarci del re Pantoccio se vorremo trovare la pace. Cos'è successo alla nostra vecchia casa? Nicolao continuò a viverci dopo che me ne andai, ma ora che non c'è più, non lo so. Perché non andiamo a scoprirlo? Certo, ma prima voglio mostrarti una cosa. È qui che ti insegnai a usare la lancia. L'esitazione porta soltanto alla tomba. Ti ricordi? E come ho fatto ad arrivare fin qui? Dovevamo toglierti la lancia di mano mentre dormivi. Dicevi che ti serviva per combattere i mostri nei tuoi sogni. Non potevo certo affrontare Cerbero a mani nude. I lupi faranno a pezzi quei bambini. Dobbiamo aiutarli. Alexios, aspetta. Non puoi interferire. È una zona di addestramento spartano. Spero che tu abbia ragione. Per il loro bene. Lago Ghe trasforma i ragazzi in uomini. Interferire servirebbe solo a indebolire loro e Sparta. Non serviranno a Sparta se li lasciamo morire. E non serviranno nemmeno se non sono in grado di uccidere dei lupi. Vieni. Torniamo a casa. Questo è stato il primo... è ultimo luogo in cui mi sia sentito al sicuro. Appena sei riuscito a tenere in mano una lancia, hai iniziato ad allenarti qui da mattina a sera. Nicolao era un maestro difficile da compiacere. Con te nascondeva il suo orgoglio. Ma ogni sera mi diceva, un giorno porterà gloria a Sparta. Anche se lo odio per quello che ha fatto, senza il suo addestramento sarei una persona diversa. Quel giorno il mio cuore si spezzò. Ma per la prima volta da molto tempo, ora che sono qui con te, credo di poter guarire. Anch'io. Ricordi quando hai preso in braccio tua sorella? Avevo paura di farle male. Mi misi intorno cuscini e lenzuola. E anche allora la stringevi a te così forte che credevo l'avresti soffocata. Ora è diventata così forte. Gli dèi ingannano i miei occhi. È bello vederti, Brasida. È passato di tempo da quando ti ho salvato dal magazzino in fiamme a Corinto. I miei ricordi sono un po' diversi. Ti trovo bene, Brasida. Le voci erano vere. Sei viva! Molti che credevamo morti respirano ancora. Quando ho saputo del vostro ritorno? Siamo a Sparta, ma non ancora a casa. Rivogliamo la nostra casa, Brasida. Sparta ha requisito la vostra tenuta dopo la scomparsa di Nicolao. La città attende che il suo figlio adottivo la reclami, ma non è ancora tornato dalla guerra. Stentore! Sapevo che avrei dovuto ucciderlo sulla spiaggia. Sparta non può prendersi la nostra casa. Può farlo e l'ha fatto. Se volete riaverla dovrete convincere i re. E non sarà facile. Perché no? Per quanto io sia felice di vedervi, i re non lo saranno.
specialmente Archidamo. La tua partenza da Sparta non è stata delle più amichevoli. Ce l'ha ancora con me perché gli ho rotto il naso. Tu cosa? In ogni caso non l'ha dimenticato, ma ho un'idea che forse lo aiuterà a perdonarti. Dici? Alcuni soldati spartani hanno fornito delle armi agli Iloti. Chiunque si occuperà dei traditori otterrà la sua gratitudine. Perché mai dei soldati spartani aiuterebbero gli Iloti? Gli Iloti sono molto più numerosi dei cittadini spartani, ma non hanno una guida. Sono soprattutto contadini, servi e apprendisti. Se qualcuno li riunisse, li armasse e li addestrasse, sarebbero una minaccia per Sparta. Ma hai detto che sono stati degli spartani ad armarli. A maggior ragione questa faccenda deve essere risolta al più presto. Scopri perché gli Iloti sono stati armati e avrai l'attenzione dei re. Dove trovo questi spartani? L'ultima volta sono stati avvistati alla cava di marmo di Gorani, nella foresta dell'Eurota. Allora troverò i soldati. E poi? Gli spartani sono leali al proprio comandante. Eliminalo e il resto si disperderà. E le armi? Distruggile! Gli Iloti hanno già causato abbastanza problemi con falci e badili. L'ultima cosa di cui Sparta ha bisogno è che abbiano delle spade. Beh, per riavere la nostra casa devo eliminare il comandante spartano responsabile di aver fomentato un'inutile ribellione. Sembra semplice. Quando avrai finito, raggiungimi nella sala del trono. Tu dove andrai? È qui che ti ho cresciuto. Ed è qui che Leonida ha cresciuto me. Farò visita alla sua tomba, appena oltre la tenuta. Dovresti rendergli omaggio anche tu, prima di cominciare. Ci proverò.